Con il volley, Velasco annuncia l'addio, smetterà di allenare 40 anni dopo la prima panchina, ha vinto con la nazionale, ve lo ricordiamo, 2 mondiali e 3 europei. Allora vi lascio alla controcopertina di Maurizio Colantoni, grazie a tutti voi per averci seguito, buon fine settimana. Lascia il maestro, saluta la panchina, una delle più importanti della storia del volley italiano e del mondo. Julio Velasco, guru azzurro, argentino mezzocuore italiano, ha deciso di chiudere la sua strepitosa carriera da allenatore. Da dove aveva iniziato? Al Palapanini, nel tempio del volley che lo aveva consacrato con il primo dei suoi 4 scudetti consecutivi, anno 85-86, con la sua Modena, diventata poi leggenda. Mentalità vincente, ha continuato ad insegnare, guidare, motivare, fino all'ultimo giorno. Con lo stile, il suo stile, impeccabile, unico e non replicabile, esportato nel mondo. Maestro del passato e del presente, anche se non allenerà più, l'uomo che ha reinventato il volley, straordinario educatore, in campo, vulcano di parole, mai banali, dalla nazionale femminile all'invenzione del Club Italia, eroe del cammino maschile azzurro con 2 mondiali, 3 europei, l'argento olimpico di Atlanta, fenomeno in una generazione di fenomeni. Quegli occhi della tigre che chiedeva ai suoi ragazzi prima di ogni partita rimarranno l'esempio da conservare e tutelare in una pallavolo oggi diversa, grazie a Velasco, trasformata in una grande bellezza, la bellezza della pallavolo.